stato individuato dai carabinieri quale autore di numerosi atti di danneggiamento ad Alcamo in via Piopera Pastore dal mese di settembre scorso: graffiare autovetture parcheggiate, romperne i tergicristalli, squarciarne gli pneumatici e lanciare pietre mettendo a rischio la pubblica incolumità erano diventate le sue specialità. Si tratta di Lamin Idara, senegalese di 23 anni, che, come hanno verificato gli inquirenti, risulta clandestino sul territorio nazionale con ben 4 provvedimenti di espulsione notificati in pochi mesi senza alcun esito. Già in precedenza, nell'ottobre del 2017, dopo aver preteso soldi e seminato panico e distruzione nel centro di accoglienza ai migranti della stessa via Piopera Pastore, scagliandosi anche contro i poliziotti intervenuti, era stato arrestato dalla polizia e incarcerato. Per i danneggiamenti ancora da lui perpetrati negli ultimi mesi, ieri nei suoi confronti è stata emessa da parte del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trapani una nuova ordinanza di custodia cautelare in carcere su richiesta della Procura della Repubblica, che ha raccolto tutte le denunce, le segnalazioni e le operazioni di polizia effettuate dai carabinieri di Alcamo. Gli stessi militari, in esecuzione dell'ordinanza dell'autorità giudiziaria, l'hanno quindi arrestato, fotosegnalato e immediatamente condotto nel carcere trapanese San Giuliano, dove dovrà permanere fino a data da definire. Idara, a causa dei suoi atti delinquenziali, era diventato un vero e proprio incubo per i residenti nel quartiere e operatori del centro Sprarre in via Piopera Pastore. Una serie di strani e sgradevoli episodi, infatti, dalla fine dell'estate scorsa si era verificata ai danni di numerose autovetture parcheggiate, in particolare lungo tale arteria stradale. Una situazione problematica emersa dal mese di settembre scorso, per cui il giovane era stato individuato e denunciato più volte dai carabinieri. In un episodio, difatti, Idara era stato immortalato in questo video girato da un residente in via Piopera Pastore, diventato virale su Facebook mentre distruggeva con le mani il tergicristallo posteriore di una Fiat Punto nera parcheggiata di fronte al centro Spar. Ad ottobre aveva sputato in faccia al vice sindaco di Alcamo, Vittorio Ferro, e a sua moglie mentre si trovavano a transitare in piazza Pittore Renda a bordo della loro autovettura. Il 4 ottobre Idara era stato fermato nuovamente dai carabinieri dopo che aveva preso a calcio una Renault parcheggiata di fronte allo Spar e aggredito fisicamente, strappandogli anche la maglietta, il proprietario del veicolo, che gli aveva solamente chiesto spiegazioni. Il giovane senegalese aveva anche aggredito fisicamente in più circostanze le operatrici dello SPAR e ultimamente, come verificato l'11 dicembre, si era specializzato anche nel lancio ingiustificato di pietre del peso di quasi 200 grammi dal primo piano dello SPAR sulla strada.